che sono occupato della geologia di quest'area e adesso vi vado per sommi capi molto rapidamente, visto l'urgenza che c'è di portare avanti la spiegazione. Allora, qui molto rapidamente l'inquadramento geografico, Bozzolo, è compreso tra questa grandissima assa del Po e il fiume Oglio che scorre qua. Avanti. Questo è l'abitato, questa è la posizione della mura di studio e quindi siamo sul margine nord-est. Avanti. Qui un rapidissimissimo inquadramento geologico-strutturale, quindi siamo all'interno questo è Bozzolo, dove c'è questa stella rossa. Siamo all'interno del bacino padano e noi vediamo un territorio tutto pianeggiante, ma in realtà al di sotto abbiamo le propaggini dell'Appennino che sono costituite da questi sistemi di archi, questo altro sistema di archi emiliani, quindi di pieghe, di sovrascorrimenti. Bozzolo si colloca, come vedete, non in corrispondenza di questi grandi archi, ma bensì tra gli archi, quindi tra la chiusura di questo arco e quest'altro arco di strutture sepolte dell'Appennino. Bene, per intenderci, questa qui, questo cerchio qui è la zona dei terremoti che sono avvenuti nel Ferrarese Modenese nel maggio-giugno del 2012. Questo per raccontarvi un po' la storia sismica di Bozzolo, ovvero siamo in una zona a bassa sismicità. Questo lo si deve alla presenza a grandi profondità di vulcaniti triassiche. Questo ha irrigidito la crosta e ha fatto sì che le pieghe, cioè l'Appennino, si spostasse in direzione nord, avanzando in corrispondenza degli archi, bloccandosi in corrispondenza di queste vulcaniti triassiche. Per cui in questo territorio non abbiamo una sismicità elevata, cioè non si generano terremoti, bensì si risentono degli effetti dei terremoti dei territori circostanti. Ecco, per intenderci, questa è una sezione, qui abbiamo il fiume Po, qui c'è Bozzolo, e nella zona più arretrata, cioè in questa zona qui, abbiamo queste pieghe dell'Appennino sepolto. Invece qui abbiamo una vanfossa, cioè una zona dove c'è una subsidenza, un abbassamento e quindi un riempimento da parte dei sedimenti alluvionali. Avanti. Questa è una carta geomorfologica della pianura padana. Bozzolo è qui dove c'è la freccia bianca. Questo è il Po. Questo è il lago di Garda, la porzione più meridionale. Tutto questo sistema è il sistema delle morene sedimentate dal ghiacciaio che riempiva la valle dove adesso c'è il Garda. Successivamente, nell'ultima glaciazione, il Wurm, si è formato tutto questo territorio di pianura che vedete con questo tratto un po' più scuro, che corrisponde al cosiddetto livello fondamentale della pianura, e quindi sono antichi sedimenti che si sono formati per lo scioglimento dei ghiacci raccolti dai torrenti, e quindi i sedimenti si sono accumulati in questa zona. Successivamente i fiumi, come l'Oglio, hanno inciso questo livello fondamentale della pianura e hanno formato, generando delle scarpate di terrazza alluvionale, hanno a sua loro volta l'Oglio ha depositato i propri sedimenti, e raccontando questo vi voglio spiegare per la genesi della scarpata alluvionale che lungo la quale è stata localizzata la nostra mura di Bozzolo. E quindi
Questo è un estratto del PGT di Bozzolo, nella quale si vedono le scarpate alluvionali, che sono questa linea blu con questi dentellini. Lo stesso in questo ingrandimento, che non particolarmente chiaro, però praticamente si è sfruttato questo dislivello che si era creato tra i sedimenti del fiume Oglio e posti ad una quota più bassa rispetto al livello fondamentale della pianura su cui è stato insediato tutto l'abitato di Bozzolo. Quindi questa è una zona più rilevata, di circa 4 metri, rispetto a quella della pianura sottostante. E questo è la nostra mura. Andiamo avanti. Allora, questa qui è stato studiato anche, è stato utilizzato anche sempre il PGT per quanto riguarda i rischi idraulico di questo territorio. In pratica, come vedete, questa è la mura che è coinvolta da un rischio idraulico per piene catastrofiche, probabilmente con tempi di ritorno sui 500 anni, per cui il battente idrico arriverebbe contro la mura, mentre da questa parte riesce ad aggirarla, perché il rilevato che sta dietro alla mura non esiste. Andiamo avanti. Questa è una carta idrogeologica dove la nostra mura è in questa zona, e si distingue chiaramente il livello fondamentale della pianura rilevato, che tutta quest'area su cui è insediato Bozzolo e la zona retrostante a sud, da quella dei sedimenti dei depositi alluvionali dell'Oglio, che è tutta questa zona a nord, dove la falda è subaffiorante, cioè estremamente superficiale, mentre la zona su cui è insediata Bozzolo la falda è molto più bassa, proprio perché il piano campagna è a 4 metri più in alto. Avanti. Allora, questa parte, allora, questo qui è la planimetria dell'area di studio, del tratto di studio, e sono riportati le indagini geotecniche e geofisiche che sono state realizzate. Sono state realizzate delle penetrometrie statiche e meccaniche, sia a valle del muro, sia in sommità del muro, quindi nella zona retrostante, in questa fascia, in questa, mentre per quanto riguarda questa zona e questa zona solo nel tratto a valle del muro. Questo perché i proprietari non ci hanno consentito di realizzare le penetrometrie anche sulla parte retrostante. Sono stati fatti due sondaggi a trivella di taratura delle penetrometrie, sono stati installati dei piezometri all'interno dei fori penetrometrici che consentono la misura della quota della falda, che è stata monitorata, e sono state realizzate delle indagini geofisiche, indagini tromografiche, in corrispondenza sempre dei punti di indagine, quindi in questa zona e in questa zona. Altra indagine geofisica realizzata, un'indagine MASV, che è stata realizzata in questa zona qui, dove c'è questa sezione blu. Direi che possiamo andare avanti. Queste sono le sezioni litostratigrafiche derivate dalle indagini geotecniche, e quindi questi sono i grafici penetrometrici 1 e 2. Queste sono delle tabelle con riportati i parametri geotecnici caratteristici dei terreni. Considerate che questa è una sezione tipo corrispondente alla zona dove c'è stato il crollo dello scorso anno. Quindi la presenza del muro, la presenza di un rilevato a tergo, e dopodiché questa quota qui è la quota del piano campagna dell'abitato.
Quindi in effetti c'è un rilevato dietro al muro, in terra. E tornando, finché è chiaro quello che è stato raccontato prima dall'ingegner Fontana, cioè che la parte sommitale del rilevato, cioè del terreno retrostante al muro che ha spinto, e c'era una foto molto chiara nelle immagini precedenti nella quale si vedeva che solo i primi 2,20 m qui in sommità erano completamente saturi d'acqua, mentre le sabbie sottostanti erano pressoché completamente asciutte. Quindi la spinta è avvenuta nei primi 2 metri. La spinta ha ribaltato il muro e praticamente facendo perno, cioè è venuta giù questa parte qui del muro, non tutta quanta. Questa parte sottostante è rimasta integra. Ci siamo accorti che... Questa è un'altra sezione, se puoi tornare a quella precedente... Ah, ok, ecco, vedete, parlo di questa, anche di questa sezione. Ecco, come vedete, i primi 2,20 m sono completamente saturi e corrispondono esattamente alla parte in rilevato, mentre la parte sottostante è decisamente più chiara come colore, fino a diventare quasi biancastra in questa zona. E lo stesso dicasi per questa zona. Torni all'immagine precedente che era particolarmente chiara. Come vedete, l'accumulo del crollo è costituito nella parte più distale, cioè più distante dalla mura, da mattoni. Questi mattoni erano completamente fradici di acqua e di terra, mentre la parte retrostante era costituita da terra, per cui il muro è stato proprio, si è ribaltato nella parte sommitale per la spinta del terreno. Puoi andare avanti oppure tornare alla parte geologica, vediamo alle sezioni. Ecco, come vi dicevo, i terreni sono sostanzialmente dei terreni incoerenti, ovvero delle sabbie limose, dei limi sabbiosi a vari gradi di addensamento, però sì, ci sono anche lenti orizzonti sciolti, però più delle volte si tratta di depositi mediamente addensati, quindi non particolarmente scadenti. Sono scadenti in questi primi 2 metri, come vedete, dopodiché le resistenze aumentano in maniera significativa. Sì, un'altra cosa, quello che abbiamo notato, che questa zona, possiamo guardarla anche qui, questa zona verde, che è anche in quest'altra sezione verde, praticamente questi sono depositi sovraconsolidati, cioè per essiccamento, dalla presenza delle radici degli alberi, i quali hanno sottratto l'umidità e quindi il terreno si è consolidato e si legge questo aumento di resistenza proprio qui sul retro del muro. Direi che possiamo andare avanti. Ecco, questa... Sì, ok. Allora, come vedete, ho messo le quote, cioè ho rappresentato le fondazioni di questi muri, perché abbiamo fatto 2 saggi delle fondazioni, dai quali è risultato un piano di fondazione posto a 1,20 m di profondità da questo piano campagna. In un altro caso, no, questo, scusi, questo è 1,65 m, mentre nell'altro caso, dove vicino alla zona del crollo, la quota era meno 1,20 m. In realtà poi mi è stato raccontato, quando sono stati fatti gli scavi in corrispondenza del crollo, la fondazione non c'era, cioè non era 1,20 m, anche se a qualche decina di metri di distanza avevamo evidenziato una quota di fondazione a 1,20 m. Questo non ha rapporto con il crollo. Il crollo deriva dal ribaltamento sommitale del muro, niente di più. In questa sezione, che è nell'estremità nord del muro studiato, abbiamo trovato delle argille inaspettate, perché non ce n'erano indizio né dal piano
dal PGT, dal Comune, né da altre, né da altri studi fatti in precedenza. Quindi abbiamo trovato circa 2,20 metri di argilla che ha confinato la falda, e quindi questo strato qua è uno strato di sabbie e limi in falda, ma la falda è in pressione proprio perché è confinata superiormente dalle argille. Andiamo avanti. Questa è un'altra sezione, sempre con la fondazione 1,20 m. Questa è la sezione retrostante del muro, del terreno. Andiamo avanti. Ci sarebbero altre cose da dire circa la sismicità o altri aspetti, però diciamo che le cose essenziali ve le ho raccontate. L'ultima cosa riguardo la malta attualmente esistente, che prima è stata definita genericamente come terra, in effetti è una sabbia limosa, una sabbia fine limosa di colore bruno giallastro, per lo più asciutta, con una percentuale di argilla all'interno veramente, veramente minima, quindi un riempimento, una malta assolutamente incoerente, per cui facilmente soggetta ad erosione per le acque dilavanti sul paramento frontale del muro.